Ciao amici di Molise Web TV, oggi vi voglio parlare e far vedere il rituale del volo dell'angelo che si svolge a Vassogirardi i primi giorni di luglio. Quest'anno questa manifestazione ha festeggiato il suo centenario, essendo da dati certi iniziata nel ben lontano 1911 per iniziativa e volontà di certo Vincenzo Nicola Liberatore, che per stupire, diciamo così, i suoi paesani pensò di far svolgere anche a Vassogirardi il rito che già si svolgeva in altri paesi, il rito del volo dell'angelo di una bimba vestita a mo' di angioletto verso la chiesa. La prima fu appunto sua figlia Maria Carmela, allorquando all'inaugurazione della cappella ove si venerava la Madonna delle Grazie, fatta ingrandire per divenire chiesa sì bella che è l'attuale, volò, diciamo così, sorretta da soli fili d'acciaio e con un sistema di carrucole, partendo da una casa di fronte alla chiesa, rese omaggio alla Madonna delle Grazie, la cui statua era posta al di fuori della chiesa stessa. Oggi il rituale prevede due passaggi, due voli dell'angelo. Il primo si svolge la sera del 1° luglio e l'angelo è vestito di bianco. Il secondo si svolge il 2 luglio a mezzogiorno e l'angelo è vestito di celeste. I voli che compie l'angelo sono ben 4 e accompagnato dal suono della banda che ne scandisce il percorso, regala attimi di vere emozioni. Per l'aria è palpabile il senso religioso e mistico della rappresentazione. E così, come questa bimba legata ad un filo si avvicina al divino, così tutti presenti, immedesimati in lei, in attimi di silenzio totale, compenetrati in quello che è il volere divino, con gioia e trepidazione riescono a sentire di essere parte dello stesso volere divino. Quest'anno, durante i festeggiamenti curati e studiati nei minimi particolari per sancire la volontà del popolo tutto che in questa manifestazione crede e di cui ne rivendica il ruolo altamente religioso e mistico, è stata scoperta anche una statua di bronzo a ricordo appunto del centenario dell'evento. E la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Bregantini e di tutte le più alte cariche istituzionali lo hanno reso degno di essere scritto in modo indelebile nella memoria delle numerose persone che qui sono accorse da ogni parte della regione, nonché da diverse regioni italiane. Il volo dell'angelo di Vassogirardi si è svolto così in due momenti. Il primo volo, che si svolge la sera con l'angelo vestito di bianco alle luci delle luminarie della festa, è in contrasto con quello del giorno dopo,
con l'angelo vestito di celeste. Thank you.
accetta questo dono, con il quale io lo dono a te. Il viso dei bimbi che impersonano l'angelo in questa sacra rappresentazione regala così attimi di gioia e momenti trascendentali che ben difficilmente vengono dimenticati dai presenti, ponendo l'evento che si svolge a Vasto Girardi fra le cose di cui poter essere fieri dire di conoscere. E se si potesse definire anche i paesi con gli aggettivi che indicano le peculiarità delle persone, di Vasto Girardi mi sentirei poter dire paese semplice ma dal cuore grande. Semplice perché ciò che si fa in questi giorni del volo è fatto in tutta semplicità e amore. Grande perché lo stesso si offre senza chiedere nulla in cambio, dimostrando che si può offrire senza tornaconti, donando solo amore, ben sapendo del resto che amore non può non ridare amore. Un caro saluto, il vostro Angelo.